creata insieme a Lorenzo Canova, storico dell'arte e componente del comitato scientifico dell'archivio Gino Marotta, intende mettere in dialogo due artisti nati nello stesso anno, nel 1935, e protagonisti del rinnovamento del linguaggio dell'arte. Il dialogo nasce proprio dall'intenzionalità che avevano entrambi del rinnovamento anche sull'uso dei materiali. Siamo negli anni 60, a cavallo tra il 60 e il 70, ed entrambi, giovani artisti romani, iniziavano a sperimentare proprio dei materiali che si affacciavano allora nel mondo post-bellico, nel mondo già avviato a una industrializzazione anche molto feroce. Marotta utilizzava il metacrilato, quindi il plexiglass. Pascali era attratto invece dalla parte più acrilica, da questi grandi scovoli in materiale sintetico che comparivano per la prima volta nei supermercati. E che cosa fanno entrambi? Ricostruiscono una natura che non esiste, ma una natura finta, ma affascinante quanto quella vera. Difatti Pascali fa una grande installazione dedicata ai bachi da setola. I colori sono quelli dei gozzi del Mediterraneo, del nostro mare, del nostro ambiente, quindi c'è un ritornare anche alle proprie origini, ma giocando proprio con il linguaggio e con i materiali. Marotta fa la stessa cosa. Marotta costruisce una natura che è una natura che non esiste, no? Fatta di oasi africane, di grandi felini che si muovono, il tutto con un materiale nuovissimo a quei tempi che è il metacrilato, colorato. Entrambi però entrano ed escono dall'arte povera, non si fanno ingabbiare in situazioni critiche che allora invece erano molto forti. Tutti e due hanno usato la paglia, la terra, però poi per esempio in questa mostra si vede come loro occhieggiavano alle situazioni della pop art, anche al gigantismo, oppure anche al minimalismo. L'idea del modulo è presente sia in Marotta ma anche in Pascali con le vaschette del mare, quindi ci sono tanti intrecci di storie e di situazioni che abbiamo voluto mettere in luce con questa mostra.